Un esordio con un pareggio qui della vittoria contro il Trodica, un pareggio che indubbiamente lascia l'amaro in bocca per quel finale di partita, molte perplessità anche da parte nostra che abbiamo visto la partita da fuori. Tu da un punto di vista tecnico, a parte magari questo episodio, che il Viareggio ne hai visto quest'oggi, quali le tue sensazioni dopo questa prima partita? Ma se partiamo dall'episodio, insomma, mi è sembrato tutto regolare, per l'arbitro no, l'accettiamo, pazienza, noi come dicevo prima gli altri cronisti, gli arbitri non alleniamo noi, quindi non ci possiamo fare niente per migliorarli, tutto qua. Per il resto insomma ho visto una buonissima partita da parte nostra, siamo partiti molto bene, siamo andati in vantaggio, abbiamo fatto una gran prima mezz'ora, lì però dobbiamo essere un pochettino più cinici. Prima giornata che tra l'altro è il secondo confronto fra le vostre due formazioni dopo quello di Coppa Italia, l'epoca finito con più gol, ma il tuo giudizio qual è? Il mio giudizio è che prendo questo punto con forza e anche con merito, il pareggio sia giusto, credo sia giusto, perché la prima mezz'ora il Viareggio ha legittimato il risultato giocando meglio, correndo meglio e facendo gol meritatamente. Dopo siamo venuti fuori, giustamente ci ha dato sto schiaffo e credo che il secondo tempo abbiamo avuto sia noi che loro diverse occasioni da gol e dal pareggio credo che sia il risultato più giusto di questa partita. All'inizio siamo ancora un po' tutti da capire cosa dobbiamo fare.